Da Salvatore Calleri, grandi film e musica in 432 Hz. Che le sta facendo? Adesso lui sta uscendo dalla bara, lentissimamente. Va verso di lei. Posa sul suo collo una mano gelida di morte. Nonostante la lussazione multipla dovuta alla caduta, Stefania si dimostrò estremamente comprensiva e disponibile. E mi concedette i verbi. E credo, per non correre altri rischi, mi invitò addirittura a casa sua. Me lo ricordo ancora. Era un martedì grasso. Chi è? Dai, sbrigati! Yeah! Ah! Oh, ti sei spaventato? No, niente, è che non mi va molto bene il lavoro e attraverso un periodo un po' delicato. Vieni. Che piano è? È il quinto, però c'è l'ascensore. Ah, quinto. Mi dispiace per l'altra sera, Gina. Ma dai, figurati. No, è che non vorrei che tu pensassi che io sono un pauroso. Ma non lo penso. Te lo giuro, guarda, io non ho paura di niente, neppure del diavolo. Lo so. Siamo arrivati? Fai piano, mi raccomando. Non voglio che i vicini ci sentano. Piano. No! La terza volta è stato ieri. Credo che Stefania abbia accettato anche per pietà. Ma non fece obiezioni quando la portai a casa mia. Anzi, da come si era mossa, avevo quasi l'impressione che questa volta ce l'avrei fatta. Ne vuoi un altro? No, grazie. Mi metto più comoda, Ma... Stefania, vuoi che ti metta tutto? No. Mi metto addosso qualcosa di più comodo. Va bene? Va bene. Non essere nervoso, amore. Stefania. Sì? Niente, va bene. Ah.
mettere un attimo, eh? Sì. Il mago Giucas Casella tenterà adesso con voi un esperimento di ipnotismo. Attenzione. Adesso mi rivolgo al pubblico che ci segue da casa. Ascoltatemi attentamente. Guardatemi bene negli occhi. Perfetto così. Alzate le vostre mani. Portatele dietro la schiena. E incrociate le vostre dita. Bene. Le vostre mani si legano. Si saldano sempre di più. E adesso non le staccate più. Ecco fatto. Adesso è libero. Però c'è qualcosa che la turba. Sì, spesso, anzi, quasi sempre. Senta, io è la prima volta che la visito, ma dai suoi sintomi credo di capire che si tratti di un blocco psicologico. Le sue paure non sono normali. Adesso lei deve essere sincero con me. Mi dica, da quanti mesi lei non va con una donna? Quattro mesi. Non 400 sarebbero. 400? 400 mesi? 40 anni? Non c'è mai stato con una donna. Sì, io praticamente sono vergine. Ecco, così si spiega tutto. Lei ha paura di diventare un uomo. Ecco cosa. Ma io cerco di essere un uomo. No, lei è una parvenza di uomo. Lei vende case, no? Sì. Il lavoro come va? Il lavoro va bene, va male, va malissimo. Per forza. Senta, lei deve acquistare fiducia in se stesso. Anzitutto ha bisogno di un'affermazione professionale, capisce? E ci deve mettere impegno. Deve acchiappare il toro per le corna. Affronti il compratore con sicurezza. Sigaretta nella destra, accendino nella sinistra. Abbiamo la casa per lei. Sigaretta, accendi. Scusi, un momento. Ecco, sigaretta. Abbiamo la casa per lei. Molto bene. Di quale tipo di casa ha bisogno? Ho bisogno di un appartamentino per il weekend. Per il weekend? Va bene. Abbiamo case per tutte le borse. E quanto vorrebbe spendere? 4 o 5 milioni. 4? 5? 5. 4 o 5 milioni per una casa da weekend, eh? Dammi la sigaretta. Vattene via! Vai via, vai! Scusi. Vai via! Mi vieni a prendere in giro! Vieni di qua, vieni! Mi vieni a prendere in giro nel momento più delicato della mia vita! Ma ti rendi conto che con 4 milioni non riesci neppure a comprare una tofaia in periferia? Sì o no? Ma scalzone farabutto! Vieni a prendere in giro la gente che lavora! Fracchia! È lei che prende in giro la gente che lavora! Glielo dico in modo che lei capisca una volta per tutte. Lei mi ha rotto le scatole. Lei è il peggior venditore della ditta. Un inetto, un mascalzone, un profittatore. Ce l'ha un compratore fra le mani. In questo momento... Se entro tre giorni non mi porto un affare, lei è licenziato! Come licenziato? Licenziato! Signor Dio... A meno che lei non abbia un compratore. Sì, ce l'ho! C'ho un compratore, c'ho uno che non va alla spese! È un affare enorme! Le presento... Il mio collaboratore. Dov'è? Qui, il computer. Ah, lui! Il computer! Che carino, non l'avevo mai visto. Permettere. No, aspetti, è uno strumento delicatissimo. Alta tecnologia. Mi perdoni, bisogna saperci fare. Adesso glielo faccio partire io. Pronti? Voilà. Scusi. È partito? Sì, che alle volte non lo controllo ancora, cioè non riesco ancora a controllarlo... completamente. Adesso ci riprovo, un momento. Va bene. Dunque, dicevamo monolocali. No, scusi, come monolocali? Ma scusi, per 4 milioni non vorrei. No, guardi, io sono stato chiaro. Io ho detto che ho bisogno di 5 stanze, capirà, con tutti i parenti di mia moglie che mi girano per casa. Ah, poi un'altra cosa alla quale tengo molto, ho bisogno di 5 bagni, perché a tutto rinuncio, tranne che all'intimità del bagno. Va bene, è chiaro, no? Sempre per 4 milioni. Trattabili? Allora cambia tutto, eh? Certo, certo. Allora, dunque. Ecco qua. Che fa? È tutto sudato adesso. Dunque. Eccola qui. Complimenti. Eccola qui la sua casa per il weekend. 4 milioni! Posizione incantevole, amena, betaia,
Transilvania. Ecco, vediamo. Una bella firmettina qui. Una bella firmetta. No, scusi un attimo. No, non è per sfiducia. Ma prima di mettere nero su bianco vorrei rendermi conto. Dov'è che si trova questo castello in Transilvania? Esatto. Dov'è? Chi? Questa Transilvania. La Transilvania è qui a un'ora, mezz'oretta di... Mezz'oretta? Sì. Beh, allora andiamo. No, un momento. È meglio partire domattina, sa. La venga a prendere con la mia macchina, così risparmi anche i soldi della benzina. Va bene. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ha visto, ha aperto tutto. Bravo. Tutto qui il bagaglio? Sì, tutto qui. Solo questo? Ma cos'è? Un trasloco? Io, senza le mie piccole comodità, non viaggio. Ma piccole comodità? Aia! Eccoci qui. Sa com'è? Questo mi aiuta a passare il tempo. Pensi, potrei viaggiare un giorno intero senza accorgermene. Allora, aspetti, accendiamola subito, scusa. Stia fermo con quelle manacce, lei non ci sa fare con gli strumenti. Guardi come si fa, guardi, ecco. Lei sa esattamente dove andiamo? Certo, dunque, noi adesso siamo esattamente qui e in una, insomma, diciamo, una mezz'oretta dobbiamo arrivare fino a qui. Ma che succede? Ci siamo persi? Ma no, assolutamente. Vede, ci abbia messo un po' più di tempo, ma siamo arrivati esattamente nel punto che l'avevo indicato. Senta, ma da quanto tempo siamo in viaggio? Da poco. Da poco? Mi sembra di essere in viaggio da una vita. Ma che abbiamo incontrato un po' di traffico. È una sua impressione. Siamo arrivati. Ma che cos'è tutta questa folla? È un autoveicolo che ci precede. Ma ci tenga forte, che io sono un buon guidatore. Adesso lo supero, Bravo. E vai più in là, brutto becca morta. Ma cosa? Vecchia! Mette le mani sul volante! Dove va? Aiuto! Scusi, posso guidare un po' io? No, guido io. Lei ha già combinato troppi guai. Ma sto spingendo da due ore. Spenga, non faccia sforzo. Che c'è? Ha visto che gente elegante? Sì. Come? Non li vede? Ah, vabbè. C'è una locanda. Una locanda? Sì. Dov'è sì. Questa locanda? È qua. Freni? Freno. Freni, per pietà. Freno! Freni! Ecco, è frenata. Oh. Allora, siamo arrivati. Dov'è questa locanda? La locanda è... Vi metto il freno a mano! Buongiorno a tutti. Buongiorno. Scusi, gentile signora, sa dove possiamo trovare un meccanico? Chi è? Ustiz. Qui? Ustiz. Non capisco, che lingua parla? Questo è un dialetto che io però capisco e le posso tradurre, Non si preoccupi, quindi. Meccanico, Sì. Perché abbiamo una grana con la macchina. Allora, me lo manda qui? Manda qui. Guardi che è un motore a benzina, non è un diesel. Lo mandi subito, per favore. Andiamo a sederci? Sì. Dobbiamo andare al castello, lo mandi subito. Lo porta subito qui. Grazie. Molto gentile. Grazie. Cristo, lo porta subito. Bene. Meccanico di qui. Adesso è qui, lo porta qui. Scusi. No. Non c'è toccare questa birra. Perché? Qui ci hanno scambiato per turisti da derubare. Oh. E quindi invece noi dobbiamo cercare assolutamente questo meccanico e glielo cerco io. Stia calmo, stia molto calmo. Sono calmissimo. Così?
Sa mica dove è un'officina, per favore? Non so, là sta Madonna in pace. Ah, è sardo! No, magari fosse. Non credo, sa. Aspetti, adesso ne esco vivo io, eh? Non abbia paura, eh? Questo qui ha un'aria molto sveglia. Signore, scusi, lei parla italiano? No, non mi sembra che sia in grado di parlare. Buono. Cos'è? Ma scusi, abbia pazienza. Lei ride, ma noi cerchiamo un meccanico! E quindi, abbia pazienza, mi sono un po' alterato. Certo. Ha capito? Un meccanico. Un meccanico. Officino. È meglio forse telefonare. Sì. Sa mica dove un telefono? Un telefono. Drin, 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 drin. Drin. Ah, drin, drin. Sì, esatto. Ah, e Caterina. Ah, finalmente. E Caterina, un telefono. Caterina. Un telefono. Sì, perché adesso porta qui un dei quei telefoni da tavolo. Sì. Fracchia, dica qualcosa a quei due, non ci fanno vedere niente. Va bene, ci penso io. Scuso, per favore, un cappello, un svedu. Adesso se li tolgono sono molto gentile. Ora sì che si vede bene tutto. Fracchia, scusi, mica siamo venuti a cantare qui. Andiamo. Scusate, per favore. Scusate un attimo. Scusate. Per favore. Oh, noi siamo venuti qui per parlare con il conte Vlad. Fracchia. Fracchia. Ma sono andati via tutti. Questo qui è rimasto. Sa mica dov'è il conte Vlad? Oh, quello fai felice! Il castello del conte Vlad. Oh, finalmente, ha visto uno che capisce la nostra lingua. Esatto, il castello del conte Vlad. Ah, aiuto! Che succede? Niente. Non è successo niente. Ma come? Ho sentito un... Non mi sembra. Il castello non è libero. Eh? Come non è libero, scusi? Ah, no, Fracchia, guardi, se non è libero non se ne fa niente, perché le pratiche per lo sfratto possono durare degli anni, ecco. Ma mi perdoni, notaio, ma da chi è occupato il castello? Dal conte Vlad. Dal conte Vlad. Ma... Carta canta, guardi qui, legga. Ma non prenda in giro. Ah, sì, leggo io allora. Dunque, il castello è proprietà, grazie, è proprietà della Mondial Immobiliare dal 1854. Quindi questo, signor conte, se vuol fare il furbo, io gli faccio sputare sangue, chiaro? Mi scusi, ma io devo proprio andare, il sole sta calando. E beh, ma dove va, scusi? Io non capisco. Non capisco. Devo portare a casa mia figlia prima che sia troppo tardi. Sa, è vergine. E beh? Facciano pure con comodo se loro vogliono restare, ma io devo andare. Mi scusi. Ma scusi, signore. Fracchia, io non ci ho capito niente. Che succede? Che succede? Se ne va? Sì, e qui. E dove? I notai qui. È un'usanza. Van via. Mentre uno sta parlando se ne vanno così? Sì. Mi sembra molto maleducato. Sì, logico. Andiamo avanti. Infatti lui ha lasciato qui la pratica, sì, vedi? Vediamo. Ecco qua. Dunque, scusi, il polverone leggo io, Sì, è meglio. Ecco. Dunque, a D 1 gennaio 1854 si annota che il castello sito sulla collina è proprietà del conte Joseph Vladimir Venceslao Vlad, nato a Vulcan il 2 novembre... Il 2? È nato il 2. Il 2 novembre del 1421. 1421. Esatto. E allora che cosa ha? 575 anni? Mi scusi, mi pare che... Ah, sì. E qui va corretto, 1900. Ah, 1900. Sì, il solito trucchetto per invalidare l'atto. Capisco. E adesso che si fa? Adesso le cerco la pratica. Dunque, X8, 2, Y, 5, 8. Aspetti, scusami, perdoni. Faccia. Aspetti qua, No, mi muovo. Va, la prende la pratica. Dunque, dov'è? E chi è? Anche lei cerca la pratica del castello. Ma lei lavora qui nell'archivio? Chi è? Mi chiamo Caspar. La chiappa vampiri. Ah, io mi chiamo Gian Domenico Fracchia. Esorcista? No, io sono venditore immobiliare. E vuole comprare il castello di Vlad? No, io voglio venderlo. Non lo faccia, la prego. Ma come non lo faccia?
Sia sentire, per me è un caso di vita o di morte. Se non vedo il castello mi cacciano, perdo il posto. Permetta che l'aiuti allora. Mi offre un impiego, una sistemazione, eh? Lei non sa chi è il conte Vlad. Una presenza malvagia ed infernale. Ma io lo sconfiggerò, eh. È una vita che giro intorno a quel castello. È interessato al castello? Sì. Davvero? Sì. Davvero lo dici? Sì. Non cambi idea, eh? Aspetta un attimo, eh. Vengo subito. Ma... No, non cambi idea, venga con me. Ho trovato finalmente. Bene, ho trovato. Ha trovato? Allora ho trovato. Stia bene a sentire, mi sono rotto le scatole di correre dietro. Quindi, se lei ha l'affare interessa, bene. Se no, non serve più niente. Perché io, caro mio, ho trovato finalmente un altro cliente. Oh! Cosa ha trovato? Un altro? Un altro acquirente. E dove sarebbe? Eccolo qua. Se lei vuole, non se ne fa più niente. No, senta, senta. Io scherzavo, mi dia una mano. No, la prego, abbia pietà. Va bene, Fracchia, non lo facciamo più e domani andiamo al castello. Una bella scorpacciata. La cucina locale è straordinaria, sa? No, io voglio un ristorante italiano. Italiano? Ma scusi, signore, sa mica dov'è un'ottima pizzeria? Cosa ha detto? Ha detto questo, non lo vuol dire. Indubbiamente qui. Scusi, perdoni, dov'è una pizzeria? Eccola qua. Signora, per cortesia, sa di... Che ha detto? Ha detto che conosce un unico piatto e dopo glielo fa assaggiare. Beati loro. Tutti scappano a casa a vedere la TV. Lo so, non è come da noi. Vita calma, tranquilla. Cosa vuole che facciano la sera? Poi non succede proprio mai niente, proprio niente. Ma che cos'è? No, questa è una tipica espressione gioiosa transilvana. Sicuro? Certo, io sono un noto transilvanologo. L'ombrello! Che fa, Fracchia? Ha paura dei canarini? No, ma questi canarini hanno delle dimensioni un po' inquietanti. Thank you.
adesso a noi, conte Vlad. Ma non è... State molto attenti, sono armato, sono pericolosissimo, sono una belva io. Venizi un momento, Donnule, venizi un momento con mine. Siete voi? Venizi. Non avevo riconosciuto. Un momento. Un momento, aspetti, Venizi, venizi. Appoggio qui. Donnule, venizi. Come venizi? Non capisco una parola. Tre buie sama mutate. Niente, non capisco una parola proprio. Ah, mi sembra aver capito. Cioè, vuoi il bacino della buonanotte? Va bene, piccina. Insomma, piccina. Vabbè, diamo sto bacino. Venizi, piccina, ma... Venizi. Piccina, dove mi porti? Noi? In preuna, in pat. Zero. Niente, come se fosse un deficiente. Noi? Sì. Empreuna? Empat. Prego? No, mi scusi, sa. Io voglio subito anticipare che io sono poco pratico. Cioè, io sono vergine. Virgina! Sì, io sono virgina. Anche lei? Ma allora come... Insomma, non ne usciamo vivi, scusi. On Transilvania, este forte, pericolosa, fi virgina. Ma pericoloso? Ma scusi, sa, este pericoloso, chi ce lo fa fare? Scusi, io allora saluto e va. Sì? Ho capito, mio, titolo di film. Quante parole? Mi faccia la seconda. E i tre giorni del Condor, No. È là dove osano le aquile. Danton, la rivoluzione francese. Chi? Ma che fa? Che mimo è? Ma aspetti. Quante parole? Un momento, scusi, ho capito, lei vuole una cosa un po'... altro che mimo. È una cosa un po' particolare. Ma aspetti qua, Mi scusi, mi viene un sospettone. Lei è giovane, no? Non è che suo padre poi per questo Ampat, magari... No, cioè, non ha capito. Non è che suo padre poi mi fa un Ampat così a me, no? Oh, no. Date il meu, dorme. Dorme? Allora aspetti, va a portare il digestivo al mio amico e torno. Mi scusi la lingua, vado subito, ma aspetti lì, Repede. Impagliatissimo. Le ho portato il... Ma che fa, dorme? No, leggo. Ma le ho portato il suo digestivo. Oh, grazie, molto gentile. Ah, grazie. Anche questo sa di aglio, so. Qui sa di aglio tutto, non lo voglio, tenga. Lo so, ma qui bisogna abituarsi all'aglio, perché l'aglio lo vedo proprio dappertutto, nei capelli. Me ne sono accorto, tant'è vero che non riesco a dormire, per di più mi si è rotto anche il televisore. Non riesco a prendere le stazioni. Perché non ci prova lei, Fracchia? Come? No, glielo sconsiglio, perché io con la tecnologia ho un rapporto assai curioso. E poi avrei una specie di impegno. Cosa? Con chi? Con la figlia del... con la figlia dell'oste. La figlia dell'oste? Sì. Accidenti, Fracchia, che bel colpo! Sì. Vado, linguato! Sì. Come? Vado linguato, Che c'entra? Vado linguato, Ma... No! E tolga quella lingua, non c'entra niente la lingua!
Linguato, linguatissimo proprio. Venizi, Venizi. Poi, io, Venizi, Venizi. Ma, mi scusi, signore, scusi, c'ero prima. Signorina Caterina, glielo dica, no, Vabbè, peccato. Sarà per un'altra volta. Peccato perché mi ero preparato, linguato, tutto. Vabbè. Per favore, dove? Ah, taxi, automobile. Eh? Taxi, automobile. Ma, no, scusi, abbia pazienza, ma ne può chiamare uno con radio taxi, per favore? Mm? No, qui c'è un equivoco. Io devo andare al castello. Io devo andare dal Conte Vlad. Che c'è? C'è qualcosa che non va? No, tutto bene. Grazie, Buongiorno. Venga, ecco qua. Che cos'è? Taxi. Ma scusi, i tassi non sono gialli? No, qui non sono. Ah, no? Sono così, sono. Senta, andiamo subito al castello. No, dopo le do l'indirizzo. Ha visto? I canarini non ci sono più. Ah, davvero? Meno male che sono andati. Che cos'è questo? È un omaggio floreale, questo. Ah, come alle Hawaii! Ma si fanno anche il segno della croce, come mai? Come se dovessimo andare a morire! No, qui hanno, sempre fanno questo. Ah, ecco perché lo fanno. Perché? Oh, un funerale porta bene. Amen. Lo avevo detto tante volte a Caspar. Doveva aspettarselo, ma era così sicuro di sconfiggere Dracula. Riparte subito. No, prima devo fare qualcosa. La strada d'ingresso è abbastanza dissestata, Franchia. Bisognerà tenerne conto, a meno che non sia il tassì che... Sì. Sono questi tassì molto folcloristici. E allora, sì. Per quello... Però mi scusi, in compenso, guardi che spettacolo, guardi che panorama. Questo posto, respiri, respira per i polmoni. Respiri, no! Oh, respiri! Oh, respiri! Che cos'è, Franchia? Chi? Come chi? Ma non sente? È l'ululare di lupi. Ululare? Sì. Ma che dice? Qui non ci sono lupi. Come non ci sono? Poi, mi scusi, poi sa, qui... quando un lupo, se ci sono i lupi, se un lupo ulula, fa e invece questo faceva. Scusi, grazie per l'ombrello. Tenga. Che succede? Mi si è pigliata la manica nei del lupo? No, della carrozza. Della carrozza? Del taxi. Ma perché i tassi hanno i denti? No, sono contadini famelici. Contadini? Sì, che attaccano i viaggiatori? No, hanno molta fame. Franchia, ma cosa dici? Andiamo! Accidenti, Franchia, ma che succede? Ma niente, mi sa che siamo arrivati. Mi aspetti qui, vado, sì. Vado in avanscoperta, Dunque, vediamo. Ma io qui non vedo nessun castello. Ma mi venisse un accidente. Buongiorno. Ma che? No, questo è il mio televisore! No!
Ma insomma, Fracchia, dov'è? Fracchia! Ma dove sei cacciato? Fracchia! Ah, eccolo qua. Ma che dorme, Fracchia? Ma lei dorme sempre, mi preoccupa. Su, yeah. Si alzi, si muova, si svegli. Il tassista è venuto lì, ha buttato giù tutte le valigie, sì. Compreso il mio televisore, faccia qualcosa. Sì. Fracchia, ma fermi, no! Porca miseria! Senta, Fracchia, io sono stufo di seguirla. Dov'è questo castello? Me lo dica. Dov'è? Un momento. Sì. Dunque, secondo... Il castello. Dovrebbe... Eccolo qui. Vede. Che bello. E allora, Fracchia, andiamo, su, prendiamo i bagagli, coraggio! Prendiamo i bagagli! Venga! Venga! Su, si muova! Prendiamo i bagagli! Li prendiamo io! Sì, lei! Da solo! Si muova, andiamo, su, coraggio! Ma che fa, bussa? Ma non siamo mica in un film dell'orrore! Guardi qua, c'è tanto di campanello, guardi! Ecco qua, ecco qui! Siamo. Si attenta alla testa. Eh? Si attenta alla testa. Sì. Sia zitto, pensi agli affari suoi, so no, quello che faccio. Lo so, ma sa, in questi castelli bisogna stare molto attenti perché si corre il rischio di prendere testate dolorose. Ah. Venga, venga. Sì, vengo. Ha visto che... Cosa? Che non ci vede. Chi? Non ci vede bene. Chi? Lu. Vabbè, a monte. Ah. Mi perdoni, signore, noi avremo dei bagagli. Ai bagagli provvederà Boris. Venga, venga, sì. Mettiamoci in assi. Senta, in quale direzione dobbiamo andare? Di qua oppure ci conviene andare? Se vogliono avere la gentilezza di accomodarsi, prego, da questa parte. Vabbè. Ha detto di andare di qua. Andiamo. Venga di qua. No, controordine di qua. Mi scusi, Fracchia, mi sembra un po' cubo qui, no? No, non direi proprio. Mi scusi, sono Gian Domenico Fracchia della Mondial Immobiliare. Lo so, signore. Venga, non siamo in asse. Mi perdoni, noi vorremmo parlare subito con il conte Vlad. Il signor Conte è informato. Ora sta riposando. Potranno vederlo più tardi. Se intanto vogliono seguirmi alle loro camere. Buongiorno. Sento puzzo di capra marcia. Non direi. Sì, questo è proprio capra marcia. Ma Boris, i bagagli dei signori. No, c'è i contratti. Sì, si sì, capra. I signori vogliono darmi i cappelli? Ah, sì, grazie. Ecco qua. Mi dia il suo cappello che adesso lui lo mette nel guardare. Guardalo. Bah. Ma chi è? L'ha messo temporaneamente. Insomma, intanto se vuole diamo un'occhiata in giro. Sì, volentieri. Ecco, vede. Venga, queste sono le fondamenta. Bene. Permesso. Scusi. Sento rumore di topi. No. Guardi su. Vede? Vede, queste sono le... Non ci sono topi in Transilvania. Queste sono le ampissime volte che, come da mappa, immettono nella sala degli hobbit. Degli? Hobbit! Ah, dei divertimenti. Beh, si vede, molto bella, molto bella. E questo che cos'è, un lampadario? Sì, è un lampadario molto antico, però se non le piace lo può anche cambiare. Volendo. Qui darei tutta una mano di bianco. Bene. E da questa parte consiglierei di cambiare l'illuminazione. Sono un po' più allegro. Qui poi avrebbe a disposizione anche una... E questa che cos'è? Una gabbia? No, aspetti. No. Ho chiuso i canarini. Vabbè, adesso... Venga. Sì, lo seguo. Ciecamente, Sì. Venga, senza... Mi fido risulti, ciecamente. Senza risulti. Intimore. Chi è? Chi? Sì, è un signore che legge. Perché? Perché questi libri sono di una lea mortale. Capisco. Venga. Dove andiamo? Dunque. Ecco, qui andiamo. Venga. Ma si è spostato. Sì, sono passato di qua, beh.
Dove andiamo allora, dicevo? Dunque, beh, dunque, aspetti, dunque, un momento. Dunque, adesso andiamo nell'Atbirk. Atbirk. Atbirk. E che cos'è l'Atbirk? Avevo girato la mappa. È la cripta, nella cripta. Cripta. È la cantina. Ah, la cantina! Atbirk, forse in Transilvania la chiamano così. Faccia attenzione a questi gradini che sono molto pericolosi. Sì? E cos'è che mi voleva dire? Fracchia? Ma dov'è, Fracchia? Dove è andato? Sono qua. Ah. Ha visto che a momenti rischiamo di cadere proprio, Dunque. Ma questa non è la cantina, dove siamo? No, qui siamo, bisogna ricordarsi sui gradini. Dunque, qui siamo, ecco qui, questo è l'angolino cottura. Ah. Senta che buon profumino, Stanno preparando la cena. Veramente, qui si sente una puzza di capra marcia. Come capra marcia? Adesso non c'è più. Venga, venga, non ha una fame terribile anche lei? E questa sera voglio mangiarmi quest'ottimo spezzo. Vedere? Non guardi lei. Venga, venga. Cosa? Adesso andiamo verso la cantina. Ma dove sono le bottiglie? Quali bottiglie? Ma quelle sono bari. Ma il morto in casa non porta bevi. Sono vuote, Guardi, è vuotissimo, sente? È molto... Che c'è? Vuole ballare? C'è un cadavere. Ma cosa dice? Ha visto? Sì, c'è un signore che... Ma tanto, lei non è superstizioso? Sì. Allora, sa cosa le dico? Bisogna che lei si renda conto che qui c'è tutta una manovra che cerca di dissuadare. Dissuadare. Che dice? I verdi, no? Senta, lasci perdere. Per pietà. Non compra più, Senta, dica la verità. Se ne può andare via, Non sé. Ci chiamano a cena. A cena? Sì. La vedo anch'io. Adesso il castello, lei l'ha visto tutto. Quindi io ho bisogno che lei mi firmi un picco. Ma dove va? Di qua. Ah, è di qua. Dunque. Sì. Le dicevo che io dovrei chiudere o perlomeno firmare un piccolo compromesso. Fracchia, parliamoci chiaro. Io non firmo un bel niente se prima non ho visto questo conte Vlad. E se non se ne va via? Se non se ne va via, io lo sbatto fuori a calci nel culo. Il conte Vlad e sua sorella, la contessina Oniria. La sensazione che sia lo stesso che c'è giù nell'Atbirk. Nella cripta. Nella cripta. No, non dica sciocchezze, Fracchia, per carità. Quello lì era morto, questo qui sarà un suo parente. E poi si fidi di me, io sono fisionomista. Sì, ma un fisionomista, ma un po' civettato anche. E beh, che vuol dire, signor Conte? Buon anno, buon pomeriggio. Ma chi è che sta parlando? Allora, se ho sentito bene, lei mi vorrebbe sbattere fuori a calci. Dove? Signor geometra, io non... Scusi, io non ho specificato proprio la posizione esatta. E poi non dicevo proprio... Sempre queste figure, Fracchia, queste figure... Allora io scenderei... Permetta, signor Conti, Arturo Filini, il compratore, ragionier Fracchia, mediatore. Piacere. Non sento la mano. Non dà la mano. Avremo modo di parlare di tutto più tardi. Come crede, signor Conte? Signor Conte, il pranzo è servito. Thank you.
Vi dispiace non dividere con loro la cena, ma seguiamo una dieta molto speciale. Via, sgorbia. E purtroppo assimilo qualsiasi cosa che mangio. Ah, non me ne parli anch'io. Diabete, colesterolo. Sangue marcio, signor Conte, sangue marcio. Vino, signore? Sì, grazie molto. Un goccetto. Senta, me ne mette un goccetto ancora, con una gran sete. Lei è vergine, vero? Le confesso, signorina Miria, che è difficile, sa, stabilire proprio quali sono i motivi per i... Grazie. E io non so, ma... Oh, ma... scusa un attimo. Signore, guardi che ha dimenticato qui la sua... Grazie. Ha visto? Sì, comunque, le confesso che è straordinario l'intuito che ha lei, perché lo sa che la prima volta non me l'ha mai detto nessuno, perché io riesco a mascherarlo, ma in realtà è un problema proprio... Insomma, è arrivato un po' lungo. Vergine. Era molto tempo che non incontravo uno. Effettivamente è una merce rara. Ormai. Merce? Come merce? Io sono solo vergine. Ma che dice? Io invece sono del segno del toro. Il mio oroscopo questa settimana dice che sarò molto fortunato, soprattutto negli affari. E le do una mano. Ecco perché ho seguito il ragionier Fracchia in questo viaggio al castello per concludere l'affare, vero? Vogliamo rimandare questa spiacevole discussione al momento dell'arrivo del mio avvocato. Non dovrebbe tardare. Di lui mi fido. E anche il fidanzato di mia sorella. Voi intanto sarete miei ospiti. No, mi dispiace, lei è molto gentile, ma domattina abbiamo un impegno urgentissimo in ufficio. Quindi, dopo cena, firmiamo un compromissino, salutiamo e andiamo. Perché non possiamo? Restiamo, Non restiamo. No, non possiamo. Non possiamo restare. Noi restiamo. L'ospitalità non si rifiuta mai. Porta male. E poi mi scusi. È cattiva educazione, eh? Beh, però domattina subito all'alba firmiamo il compromissino e scappiamo e andiamo. Da qui a domattina potrebbe cambiare idea. Abbiamo davanti a noi tutta la notte. Tutta la notte? Vabbè. Intanto io mangio. È la sua mano. Però l'ha insaporito molto lo spezzatino. Veramente. Sa che ha un gusto indimenticabile. Gradiscono un po' di musica. Se ne pensa che Zerba Trinzida. Se ne canta, gazzardi in man. Ha cambiato voce. Senta Fracchia, eh? Ho l'impressione che sia un po'... Ma che? Il conte. Ma no, non ha capito, è la voce. È la voce di Caterina, la figlia dell'oste giù alla taverna. Non dica sciocchezze. Senta, se lui è quello di sotto, ha assimilato. Ha capito? Ha assimilato. Di nuovo con questa fissazione, Fracchia. Le ho già spiegato che quando uno è morto, va bene. Poi, se non è sicuro, faccia una bella cosa. Vada di sotto, apra la bara e si sinceri. Allora, vado di sotto, apro la bara e mi sincero. Bravo. Così la finirà di vedere cose strane dappertutto.
Vado un attimo, è perché devo far pipì io. Scusi. Su! È un vampiro! Fermo là! Chi è? Questo da parte di Caspar! Ma allora non sei un vampiro? Basta! Basta, ti prego! Che fai? Fermati! Fermati! Una vampira! Dove vai? Non scappare, stammi a sentire! Aspetta, fermati! No, una vampira! Una vamp! Stai calmo! Stai calmo! No, adesso ti spiego! No, no, Nino, fermati, non hai capito! Io sono... No, la prego! La prego! Questa è la mia stanza, il mio letto, ma sono proprio fortunato. Ti stavo aspettando. Chi è? Meno male che lei, signorina. Che spavento che ho preso. Mi deve scusare, ma sono letteralmente sconvolto. Ma lo sa che per tutti i sotterranei del castello sono stato inseguito da una vampira, eh? Che c'è? Che non va, eh? Il vestito. Sono spettinato, eh? Mi guardi in un modo, lei? Però comunque sono contento che ci sia lei in questa casa, sa? Io non riesco a capire, le faccio una confidenza, non riesco a capire perché una ragazza come lei possa vivere in una casa come questa, piena di gente un po' strana, eh? E poi mi scusi, se mi interessa di fatti suoi, ma anche suo fratello, l'ho visto prima su nella cripta, prima più morto che vivo, e poi nel salone più vivo che morto. Che c'è? È vero che non hai mai conosciuto nessun'altra donna nella tua vita? Beh, no, io veramente ne ho conosciute moltissime. E beh, metti tutte le mie colleghe d'ufficio. E poi Stefania, la mia fidanzata. Andiamo spesso insieme, andiamo al cinema con Stefania. Hai mai fatto l'amore con loro? Sì. Cioè, non so perché, ma lei mi guarda in un modo tale che non riesco a raccontarle una bugia. Io non riesco a far l'amore con le donne. È il mio problema. Voltati. Come? Voltati. Chiudi gli occhi. Ti voglio. Io chiudo. Senti le mie mani. Sono un po' freddine. Lo sa che sembrano le mani di una morta? Adesso mi chiudo su di te. Sì. E poi ti bacio sul collo. Ah, è così che si fa allora. Allora aspetta che collabora. Va bene qui. Fermati, Oliria! Ma mi scusi, che fa? Adesso non si bussa neppure più? Domani ti devi sposare. È scritto. Ho dato la mia parola. Guardi che noi non abbiamo fatto niente, si sta parlottando solo del piede. La parola è la tua. Io voglio sposare lui. Beh, mi scusi, signorina, se lui ha dato la sua parola... Zitto! Non oserai sfidarmi, Oniria. Che fa? Scusi, Oniria, non vogliamo mica metterci contro il signor Conte, che mi sembra anche un po' incazzato. Ha ha ha!
Ma si è buttata sotto. Per colpa mia. Tornerà, ma tutto allora sarà compiuto. Senta, io la vedo un po' alterata, lei sa. Guardi che sua sorella io l'ho toccata neppure con un dito. Glielo non giuri! No, ma allora che faccio? Le do la mia parola. Guardi che le do una seggiolata in testa. Sa? Ah! Hai capito che sono buono e bravo, ma se mi arrabbio divento una belva, eh? Guarda che ti porto dal dentista, sai? Ti stacco le orecchie. Anzi, ti faccio la vita al naso. Guarda che ti faccio la vitona al naso, eh? Che c'è? Non le piace la vita al naso? Non interessa, eh? Non la faccio, se vuoi. Anzi, ritiro la vite. Aspetta. Un'altra vampira! No, guardi, signorina, io ho una qualità di sangue assolutamente insucchiabile, pieno di colesterolo e di trigliceridi. Poi la cosa più importante, non sono vergine! Io sono un mandrillone, mi sono fatto donne di ogni tipo, sa? Non hai idea! Chi è? E sono stato anche con la portinaia, una vecchia con la barba. E mi sono fatto di tutto, sono stato anche con un marinaio di colore. Un anno, non mi crede. Ma certo che le credo, per me può essere anche vergine se vuole. E poi io non sono una vampira. Vedi? Ma come non è una vampira? Ma allora mi scusi, sa, perché io qui non ci capisco proprio più niente. Ma allora lei, insomma, che tipo di... Insomma, lei chi è? Sono Luna, la sorella di Caspar. Ah, io mi chiamo... Non dà la mano. E io mi chiamo Fracchia, sono un agente immobiliare. Chi è? Chi è che arriva? Venga, presto, si sbrighi. No, signorina, come venga presto, si sbrighi? Perché io giù avrei l'unico compratore che mi è rimasto, il dottor Filini. Non me lo posso lasciare sfuggire. Senta, quella croce non fermerà Dracula per molto. Dracula? Beh, allora è meglio che magari Filini lo chiamo con un interurbano. Lo sa il prefisso? Dove andiamo? Venga. Poi mi porta. Che c'è? Siamo fortunati. Laggiù c'è un carro di fieno. Presto, buttiamoci. Come buttiamoci? Mi è diventata matta. Senti, o ti butti o ti fai acchiappare da Dracula. Vabbè, allora mi butto. Ma scusa, una terza soluzione non ci sarebbe? No, proprio non c'è. Vabbè, allora io mi devo buttare. Avanti, fai finta di tuffarti da un trampolino in piscina. Mi sovviene che non so nuotare. Rilassati, vai, forza. Una parola. No, mio padre fa... No, oh! Tutto bene? Tutto bene! Luna, avevi ragione tu! Vieni! Non è pericoloso! Ti faccio lo contrappeso! No! Ah! No! Mi scusi, signore, per i danneggiamenti qui alla sua carrozza, ma rispondo di tutto, eh? La mia società pagherà. Mi sono molto ansimante perché scappo dal castello. Una situazione incredibile, pieno di gente un po' strana. Meno male che adesso c'è lei che praticamente mi ha salvato. Ed è una persona finalmente... Luna. Dove siamo? Ecco. Luna! Lasciami! Ma siamo di nuovo al castello! Signor Conte, è arrivato l'avvocato. Prego. Avanti. Ben trovato. Buonasera, avvocato. Bentornato. Oh.
La ragazza è una sua amica. No, no, io non l'ho mai vista, ve lo giuro. Non giuri! Non giuro. Bella. Lei chi è? Sono Luna, la sorella di Caspar. Boris, portala via. A lei penserò con calma più tardi. Boris, hai sentito? Portala via! Ubbidisci! E adesso a lei. Olè, sono un buon ballerino spagnolo io anche, dilettante. Però vorrei comunicarle che io non avrei tanta fretta. Anzi, sarei disposto a tornare l'anno prossimo se lei... Questo è il mio avvocato. Ah, molto lì. Potrà discutere con lui tutte le formalità dello sfratto. Il signor Facchia vuol cacciarmi via dal castello. Io, ma guardi che... Scusi, signor geometra, cioè no, e signor Conte, se lei gentilmente mi volesse fare la traduzione simultanea di quello che il suo legale, cioè il suo avvocato, ha voluto dirmi in termini legali che io non sono in grado ancora di apprezzare, io comunque voglio comunicare che sto perdendo stranamente interesse all'acquisto di tutto l'immobile. E allora, dato che anche il possibile acquirente è il dottor Filini, credo che l'abbia fatto fuori lei o anche sua sorella, io approfitto della circostanza, saluto e fa... Chi è? Ma dove era andato, Fracchia? Ma lei ha un viso conosciuto. Aspetti, lei è un presentatore? No, no, mi sbaglio. Un attore della TV, eh? Come? Fracchia, non suggerisca, ce l'avevo sulla punta della lingua, me l'ha fatto dimenticare. Mi lasci in pace, voglio indovinare da me, voglio indovinare. Ah, Frankie. Ciao, Frankie. Glielo hai detto, Vlad? Attenta, Oniria. Allora glielo dico io. È inutile aspettare, Frankie. Il nostro matrimonio domani non ci sarà. Non c'è mai stato dialogo tra me e Frankie. Bene. Poi io amo una. Ama un altro, chissà chi sarà questo povero disgraziato. Peggio per lui. Io? Guardi, no signora, guardi, io sono dell'avviso che lei ha preso una decisione leggermente avventata. Frankie? Comportati civilmente, per favore. Ecco, Frankie, appunto, cioè, no, avvocato, si comporti avvocato in maniera un po' più... senta, mica non c'è ruolo da metterci. No, non... No, perché... scusi, sa, guardi, io non ho nessuna intenzione di sposare la signorina qua. No! Se ti rifiuti, morirai. Muoio. Non esageri, andiamo. Come non esageri? Ha detto muori. No, abbiate pietà. No, no, non sono ancora preparato. Se accetto. Anche, ho capito. Senta, ragioniere. Signor Conte, una terza soluzione non ci sarebbe? Certo, ci sarebbe. Allora, Malati, avanti, via, che ce la faccio subito. Via, Malati. Deve battersi con lui. Col Mammut? Ah, son contento. Ad una sola condizione, se permette, signor Conte, vero? Le armi le scegliamo noi, d'accordo? Che fuori il tanto così almeno. Ma cos'è? Cieco. Alla battuta. Scusi. La palla, per favore. Vai, dai, tira. Grazie. Alla battuta l'avvocato Frankenstein. Restituisco la
Insomma, è meglio la tenga lei. Game, gioco, partita, incontro, avvocato Frankenstein. Ha perso. No, Vlad, non è giusto. Tu hai varato, non ti sei comportato in maniera leale. E allora sai cosa ti dico? O gli dai la vincita o io me lo sposo lo stesso. Ah, ha ragione, accettiamo di nuovo, ma la scelta delle armi resta sempre nostra. Signori, ai vostri posti. Faccia le carte. Allora, tutto chiaro? Il gioco si chiama poker. Non voglio contestazioni, signor Conte. Le regole le conoscete. Chi vince sposa la signorina Oniria. E chi perde invece si rassegna. Che fa, Frank? Si rassegna. La vedo un po' strano, fa delle cose strane. Scusi tanto, signor Conte. Lo spenga, il fuoco lo infastidisce. Lo spenga! Lo spenga. Senta, Faccia, qui bisogna darci da fare, altrimenti perdiamo anche la camicia. Voglio dire, anche se la perdessimo, scusi, signorina, signor Conte, anche se la perdessimo la camicia, che ci possono fare, scusi? Non ci possono mica ammassare, no? Sì. No, mi scusi, signor Conte. Boris! Neanche io voglio contestazioni. Chi vince sposa Oniria, chi perde finisce lì dentro. Sono le regole. Che c'è, Fracchia, di nuovo? Che succede? Le regole. Quali regole? Chi perde lo mette nel coso, non capisco. Che è un tritacarnone. Tritacarnone? Enorme. La notte è ancora lunga. Pensi che è strano? Ho deciso di abbandonare la partita. Coraggio, Fracchia, rilanci. Vabbè, rilancia. Abbia pazienza. Abbia pietà. C'ho solo questa. Se me la gioco, ho perso. Beh, prima ci teneva tanto a perdere, e adesso? E adesso un po' meno. Perché? È perché ha visto che... Cosa? Mette dentro e poi... Ma non dica sciocchezze e giochi. Sciocchezze. Avanti, giochi, ormai... Ha perso. Mi scusi, signor Conte, questo è ancora da vedersi. E allora, signore, è l'alba. Allora, vogliamo concludere? Non posso aspettare ecco, oltre. Cosa dice lei, Fracchia? Io, aspetti, è l'alba. Che ci vorrei pensare un po'. Ci vuole pensare. È la regola. Signor Conte, il gallo ha già cantato. Sta per sorgere il sole. Io ho capito. Mi basta solo un momento. Un momento solo. Vlad, la luce. Presto, dobbiamo andare. Sì, vengo subito. Basta fare questa mano e poi vengo. Parli. Si sbrighi. Via calmo lei, avvocato. Vlad, andiamo. Non è più possibile restare. Il sole sta arrivando. Andiamo. Un momento, solo se mi permette. Dunque, la regola mi consente ma di... Ma come parla? Sta zitto tu. Mi consente 18 minuti di tempo per pensare. Dunque, lei ha scattato due carte. Lei mi ha fatto perdere il piatto e avevo un poker servito. Su, non faccia il bambino, signor Conte, ma lei non sa proprio perdere. Io non ho mai perso, mai. Ma lui è... Ma lui è... Dracula! Oh, sì, io sono Dracula, principe delle tenebre! Thank you.
lasciami in pace! Venga, venga. Sì. Stia attenta a non scivolare. Lei si preoccupa di non scivolare, Mi ha portato in mezzo ai vampiri. Io le faccio rapporto e vedremo. Non lo sapevo. Non tiri. Non tiri lei. Senta, adesso lo caliamo dai merli e ce la battiamo, eh? Sì. Venga. Salghi sulle spalle. Ma non sarà pericoloso. Piano, piano. Però, Accidenti, piano. E non mi dondoli. No, non no, mi dondoli. Non si preoccupi, qui è assolutamente liscio. Si è fatto male? Finalmente mi avete trovata. Chi è? Che cos'è, un canarino? No, è la signorina Luna. Ah, la signorina Luna. Sta bene. Abbiamo ancora alcune ore di sole prima che Dracula si svegli. Approfittiamone. Dracula. Allora, Dracula. Che dobbiamo fare? Guardate nel mio zaino, ci dovrebbe essere un coltello o qualcosa. Qui? Dovete liberarlo. Qui dentro, dobbiamo andarcene. Non ci sono coltelli qua. Ah, ho trovato, c'è un palettone di legno. Ma che fa? Quello no, quello è il paletto di frassino per uccidere Dracula. Dracula? Allora lo tenga lei. Sì. È meglio. Ah, allora me lo risco con i denti. Bravo. Lo faccio. Senta, lo vuol fare lei? No. Lei l'ha detto prima. Allora, lo fa, sì. Vado, Dentato, sì. Dentato, dentato, sì. Uno, due, tre. Vada! No, senta, me lo faccio decisamente. Sì, va bene. Avanti. Dentato! A tre! Ho sentito un rumore. Che c'è? Ho perso tutti gli incisivi inferiori. È Boris che sta arrivando. Bisogna uccidere Dracula. Vabbè. Lo uccida lei. No, lo uccide lei. No, è lei, è già palettato, scusa. Non c'entra, la signorina ha fatto segno a lei. Mi sembrava così. Sì, proprio. Nella mia sacca c'è anche il libretto di istruzioni, fate presto. Dove? Dovete uccidere. Sì. Venga, mi dia la mano. Ecco la mano. Vattene via. Zitto. Se si svegliano siamo fregati. Istruzioni: apporre l'apposito paletto di frassino all'altezza del cuore. Che fa, Fracchia? Appongo. Il cuore? Dov'è il cuore? Il cuore? No, non lo ricordo più. Accidenti, è qui. Ecco. Si fidi di me. Mi fido. Io ho un cugino che fa il macellaio. Oh, bene. Non mi faccia così. Perché? Sono da plenificica. Andiamo, Fracchia, andiamo avanti. Andiamo avanti. Con un martello pesantissimo. Assestare un colpo violentissimo, facendo penetrare il paletto in tutta la sua lunghezza nell'organo, fino a provocarne lo spappolamento con abbondante fuoriuscita di sangue. Che c'è? Mi devo vomitare. Come? Non mi sento bene. Come non si sente bene? È meglio che lo faccia lei. C'è il cugino, ma ce l'ha. Si è detto che lo fa lei. Vabbè. In ogni caso, per venire incontro, facciamo così. Lei regge il paletto, io del colpo. Mi passi il martello. Martellone. Ecco qua. Colpo violentissimo. Colpo violentissimo. Non urli qui che lo sveglia. Venga via. Venga, su. Su, venga, stia zitto. Di qua, no, di là. No, forse meglio dall'altra parte. No, ah, ecco, lì, venga, in voliera. Non avrà mica paura dei canarini. Avanti. Amico, gliel'avevo detto di stare attento, ci ha fatto scoprire. Boris deve prendere le misure per la cerimonia. Per un abito. Per la bara nuziale. Per la bara. Mi richiudo. Tan tan ta tan 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 ta ta. Ecco i fiori. Fracchia. Che fa? Ah, scusi. Dica la verità. Come mi sta? Non faccia così, Fracchia, non sia triste. In fondo, questa sera si sposa. Una vampira. Sì, vabbè, ma dopo c'è il viaggio di nozze. Magari in un cimitero. Però per tutta la vita abiterà in una... Cripta. Giù. Vabbè, Fracchia, ma lei vede solo il lato negativo delle cose. Andiamo. Riconosco che sono diventato un po' pessimista. Chi è?
Chi dica? I signori sono pregati di scendere, sono arrivati gli ospiti. Va bene, grazie. Fracchia, sono arrivati gli ospiti, bisognerebbe scendere. Gli ospiti. Ma... gli ospiti. Qui al castello? Sì, al castello. C'è dell'altra gente? Sì, gli ospiti. Ma siamo a cavallo! Siamo salvi! Ma non capisco. Non ho capito. No! Ma non siamo più soli. Adesso corriamo giù, li smascheriamo e urliamo a tutti che vostri sono! Siamo salvi! Via, venga con me! Venga, sì. Venga su con me. Venga. Sentite! Sentite. Ascoltate. Tutti! State molto attenti! Aspettate che su, sono tutti dei mo'! Dei mo'! Questo è il mio futuro, sesto marito. Ma e gli altri cinque? Ti presento gli ospiti. Oh. Conosci i nostri morti viventi? I zombie. Ah, nostro cugino Nosferatu della famosa famiglia Asburgica. Morto lì. Le unghie! Una manicura. Ci consiglio la manicura. Oh, ma guarda che bel regalino che ti ha portato il nostro Clem. Un cervello umano. Scusa, è carino. Ma come carino? È stupendo. Orribile. Un attimo solo. Parlo un attimo qui alla questa signora. Signora! Per favore, telefoni subito alla polizia e gli dica che qui sono tutti dei mostri. A monte. I signori gradiscono una flebo? Salve. Oh, pardon, le barbe. Vieni, venga, ho trovato una porticina dalla quale si... No, Fracchia, venga con me, ho trovato una ragazza normale. Do. Non di qua, di là. Ah, mi scusi, scusate. Finalmente, signorina, lei che è completamente... Senta, Pirini, bisogna assolutamente cercare Luna. È lei che è l'esperta. Fracchia. Di mostri. E sono qua. Dove? Buongiorno. Buongiorno. Puoi baciare la sposa. Che fa? Aiuta? Alle carrozze! Alle carrozze! Andiamo! Alle carrozze. Dove va? Di qua! Di qua! Vediamo che venga qui. Che c'è? I suoi bagagli, signore. No, ma non adesso, non mi serve! Da questa parte! Dove? Di qua! Venga! Venga, Filini! Fracchia! Venga, c'è una carrozza! Dove? Andiamo! Sì. Via, di volata, veloci! Yuhuu!
non vanno i cavalli. Ma non ci sono i cavalli. Non ci sono i cavalli. Allora, andiamo via. Prendiamo un'altra carrozza, via, veloce. Svegli. Svegli, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo. Eccone un'altra. Signor, che siete con voi? Giù. Tutti a posto? Via! La mano! Presto, presto! È successo un penoso incidente, gli si è staccata nuovamente la mano. Presto, bisogna cambiare carrozza. Andiamo, sì, scendiamo. Venite, qui, qui, qui. Dov'è? È qui, qui. Eccola qui, siete stati fortunati. Dai, montate. Montate, qui, 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 ecco. Qui. Qua dentro, via. Io alla cassetta intanto, io alla cassetta, non abbiate paura. No. Adesso non c'è nessun pericolo, via! Suoi bagagli, signore. Ma non li voglio, quante volte glielo devo dire? E via, si tolga di mezzo, che non voglio bagagli. Ah! Chi è? Freddy, prendilo! Prendilo! Avanti, ammazzo! Prendilo! Il mio mascalzone! Bella, eh? No! Vedi, è il momento! Ecco, sei un mezzo uomo! Coniglio! Vedi! Ma le ho detto che non mi serve. Vabbè, li prendo, via, andiamo. Scusi, signore, da che parte mi consiglia di dirigermi per le cucine? Dalle, di là, esattamente di là. Grazie, signore. Allora vado in cucina. Sono 32 metri! Usi l'ombrello come paracadute! Coraggio! Non abbia paura! Va bene, un momento, eh! Di frassino. Amore? Amore? Che c'è? È finito tutto? Ah, tutto? Uh-huh. Eh beh, meno male. Signore. Dimentica l'ombrello. Thank you.
Thank you.